Buongiorno, sono Tommaso Rossi, professore associato di impianti industriali meccanici presso la Scuola di Ingegneria dell'Università Cattaneo LIUC. Vi presenterò il percorso in Lean Manufacturing. Che cos'è il Lean? È una filosofia produttiva estremamente consolidata in quanto nasce negli anni 50 in Giappone, in Toyota. Ed è la filosofia del fare di più e meglio con meno, quindi una filosofia produttiva quanto mai attuale in questi momenti di crisi e che quindi viene riscoperta periodicamente dai sistemi industriali dei diversi paesi. Il percorso in Lean Manufacturing è in stretto contatto con il Lean Club, il network fondato 2 anni or sono dall'IUC, insieme con Univa e primarie aziende del territorio di Varese, che conta ormai 50 aziende associate interessate ai temi Lean e contatti con centri di ricerca di eccellenza, come per esempio il nostro fiore all'occhiello, l'MIT. Il percorso è situato nell'ultimo anno della laurea specialistica, quindi al quinto anno. Cuba per un totale di 160 crediti, quindi estremamente consistente dal punto di vista degli aspetti didattici, e cerca di formare gli studenti che lo scelgono sui temi del Lean, dal Lean Design, quindi da come è possibile progettare un nuovo prodotto, un nuovo servizio sfruttando tecniche Lean, quindi sfruttando strumenti e approcci con i quali la filosofia Lean si declina, come per esempio nel caso dei prodotti il Variety Reduction Program, che consente di appunto sviluppare prodotti dando molta varietà in termini di prodotti finiti, ma con pochi componenti, quindi riducendo la varietà di componenti da gestire, passando poi dopo Lean Design al Lean Manufacturing vero e proprio, quindi a come introdurre logiche Lean di flusso, di riduzione degli sprechi in produzione, nella produzione sia di prodotti sia di servizi, per finire con gli aspetti relativi al Lean Quality, come garantire la qualità totale, la qualità a zero difetti, e di Lean Enterprise, cioè come trasportare le logiche Lean non solo negli ambienti produttivi dell'azienda, ma anche negli uffici, su tutto il ciclo, diciamo così, dell'order to cash.